piacere che conferma la bontà delle investigazioni che hanno impegnato per più di un anno la Guardia di Finanza e la Procura della Repubblica e il riscontro quindi del giudice sulla sussistenza di elementi importanti di accusa nei confronti di queste tre diverse associazioni dedite al traffico di sostanze stupefacenti. Pensiamo di avere dato un ulteriore colpo a queste attività criminose che peraltro finché ci sarà la richiesta ovviamente è sempre difficile contrastare. Noi ce la stiamo mettendo tutte e credo che questo sia un buon risultato. Tre diverse associazioni collegate anche tra loro o no? Erano tre diverse associazioni che avevano dei punti in contatto anche tra di loro nei momenti determinati, ma diciamo ciascuna di esse aveva una sua autonomia perché ciascuna di esse aveva anche dei contatti con altre regioni, in particolare Veneto e la Lombardia, e avevano dei diversi modalità di acquisizione anche dall'estero delle sostanze stupefacenti, in particolare dal Marocco e dalla Spagna, con delle modalità particolari anche per il pagamento delle forniture all'estero, per cui la possibilità di contestare per alcune di queste associazioni anche l'aggravante della transnazionalità. Trento, Rovereto, le zone di spaccio, ci sono delle zone particolari della città. Ma sono le tipiche zone dove si svolge l'attività di spaccio, quindi abbiamo Portela, abbiamo Piazza Dante, abbiamo la zona appunto della stazione, il Parco di Santa Chiara, il Parco del Fersina per quanto riguarda Trento e Santa Maria per quanto riguarda Rovereto. Sono le tipiche zone dove queste attività sono diffuse e dove sono ovviamente contrastate al massimo dalle forze di polizia. Era articolata su 4 regioni, questo per far circolare la sostanza stupefacente che entrava dall'estero e per evitare anche, come dire, una certa identificazione immediata, perché era un'organizzazione che aveva un'estrema mobilità, soprattutto con l'estero, ma anche sul territorio nazionale, ma le destinazioni di spaccio erano proprio queste. 22 arresti, quanti in Trentino, gli altri 5? Sono 6 persone del Trentino che sono state arrestate, gli altri sono disseminati sulle altre 15 cittadine delle 4 regioni, e 5 persone sono attualmente in corso di ricerca, riteniamo che possano essere all'estero.